Signore e signori, buon pomeriggio. Il campionato di baseball volge al termine, siamo ai playoff finali, alla sfida finale per il titolo, seconda partita giocata a Bologna allo stadio Gianni Falchi. Sintesi breve di questo secondo incontro fra l'Eurobuilding Bologna e la Telemarket Rimini. Primo piano per il cappellino dei Pirati, tra l'altro il disegnino che vedete, il piratino, l'ha disegnato proprio Giancarlo Mangini qui con noi per il commento tecnico. Con le immagini iniziamo dal terzo inning, il punteggio è ancora di 0-0 come vedete, in attacco Rimini, mentre sul monte di lancio per la formazione di casa, vale a dire la Fortitudo, Rolando Cretis. Ci sono già uomini in base, come avete visto, tanto strike. In seconda base Alberto Tassinari, che ha battuto un doppio, in prima su base bolla, seconda concessa da Rolando Cretis, invece Evangelisti mette nel box di battuta, vedete, Leonardo Schianchi esterno centro, che nell'ultima partita che abbiamo mostrato in sintesi si era procurato uno stiramento alla coscia, come vedete è ritornato in perfetta forma all'esterno centro da Telemarket Rimini. Siamo comunque alla seconda partita, la prima è stata vinta dalla formazione riminese per 2-1, partita di lanciatori e il successo di Birsas contro Eichhorn. E su questo discorso dei due lanciatori potremo sentire anche Giancarlo Magitato, tentativo di smorzata non effettuato. Parliamo un attimo della prima partita, Giancarlo. Sì, un 2-1 a favore del Rimini, che poteva anche essere un 3-4-1, dato che Birsas ha controllato meglio di Eichhorn, che pure non è andato male, l'attacco avversario. Birsas, il mancino con 6 anni di Lega Maggiore alle spalle, ha dato un'esibizione per quello che riguarda la sicurezza di lancio, il controllo, le curve, eccetera. È sembrato anche più veloce della settimana precedente quando batté il Parma. Sempre Leonardo Schianchi inquadrato nel box di battuta, ricordiamo siamo nel terzo inning, sintesi del secondo incontro, palla battuta, è un valido di Leonardo Schianchi che spinge a casa il punto segnato da Alberto Tassinari, mentre in terza base avete visto giunge salvo Evangelisti, quindi valido che rivediamo di Leonardo Schianchi, palla bassa all'esterno, è andato a cercarla, l'ha colpita bene, l'ha messa proprio davanti agli esterni, valido senza dubbio di Leonardo Schianchi e il punto segnato da Alberto Tassinari. Schianchi è uno dei giocatori più caldi con Milley del Telemarket Rimini e prima di lui aveva battuto valido un gran doppio Tassinari, un lungo linea. Terzo valido comunque per la formazione adriatica, qui il pubblico numerosissimo per l'occasione ovviamente in questa fase finale. Non solo numerosissimo ma anche con un tifo esemplare, parlo sia delle tifoserie bolognese che di quella riminese. Non hanno smesso un attimo di incitare le due squadre pur mantenendosi nei limiti della sportività più assoluta. Complimenti vivissimi al pubblico e vorrei che tutto il baseball italiano imparasse come si fa il tifo proprio dal pubblico emiliano romagnolo. Intanto la partita prosegue, nel box di battuta si presenta Elio Gambuti, eccolo qua inquadrato, il ricevitore del Telemarket Rimini, e mentre aspettiamo che Gambuti si appresti ad affrontare i lanci di Rolando Cretis, ricordiamo che mentre si stanno concludendo la Serie A si stanno conclusi altri campionati, intanto un tentativo di pick-off più che altro intimidatorio. Diciamo che per quanto riguarda i play-off della Serie B, Lazio ha battuto in 3 partite il Viterbo, quindi è automaticamente promosso in Serie A, in Serie A2 naturalmente. Mentre per quanto riguarda Long Bridge Bologna e All Rags Lodi, il discorso è ancora aperto, avendo vinto 2 partite a testa. Tanto palla battuta ed è eliminato al volo su questa linea Elio Gambuti dal seconda base Messori. Rivediamo l'azione, palla alta, battuta bene, comunque molto buono il Messori, ottimo guanto, blocca la palla, eliminato al volo, quindi ritorna sul sacchetto di seconda base Leo Schianchi. Mentre nel box di battuta Beppe Carelli. Carelli, miglior battitore del campionato con 4-4-2 anche nei playoff, piuttosto in forma. Carelli ha 357 di media con un doppio e 2 punti battuti a casa finora, viene lavorato a base intenzionale Carelli da Cretis.
E beh, naturalmente è giusto in questo caso, con un battitore di questa potenza e soprattutto in questo stato di grazia, è giusto ai gioco dargli la base intenzionale, cosa che appunto stiamo seguendo. Anche per obbligare il gioco, perché dietro Carelli c'è un altro temibilissimo, anzi il battitore più in forma dei pirati è Milley. Ma appunto per creare una situazione di doppio gioco sul diamante, il manager Gamberini ha fatto concedere base intenzionale a Beppe Carelli. E così vedremo se la scelta tattica di Gamberini si rivelerà giusta. Ora nel box di battuta, infatti, Garrick Milley nel ruolo difensivo di terza base, mentre qui abbiamo il primo piano per Evangelisti, che è in terza base. In seconda, ricordiamoci, Leonardo Schianchi, e in prima ora c'è Beppe Carelli, mentre Elio Gambuti è stato eliminato al volo. Attenzione con Garrick Milley nel box, basi piene, un eliminato. Palla battuta rimbalzante, palla buona per il doppio gioco infatti, e il doppio gioco viene chiuso, quindi buona la scelta tattica di Gamberini. Giusto sicuramente il lancio di Orlando Credi su una palla probabilmente discendente proprio per battere per terra, e quindi una palla in doppio gioco. La curva bassa, sì, e Milley, malgrado il suo eccezionale 615 di media battuta nei playoff, vediamo la palla, ecco, si è abbassata la curva, era una rimbalzante ideale per un doppio gioco, Sheldon, Messori, Russo. E si chiude il doppio gioco difensivo, quindi perfetta scelta tattica dell'allenatore della Eurobuilding. Il punteggio, come vedete, vede in vantaggio gli ospiti. Ora ecco inquadrato sul montilancio per la formazione riminese Maurizio De Santis, lanciatore mancino, e siamo nel terzo inning sempre con l'attacco in questo momento della squadra di casa dell'Eurobuilding, con David Sheldon nel box di battuta. La situazione vede già un eliminato, Giovanni Costa, che ha spinto in seconda base Marco Mazzieri. Eccolo qua di spalle Marco Mazzieri con il numero 5, quindi un eliminato, corridore in seconda base, David Sheldon nel box di battuta. Il punteggio 1-0 a favore della squadra ospite, ma naturalmente ora tocca alla squadra di casa rispondere. Siamo nella parte bassa del terzo inning. Vittorio De Santis guarda bene l'uomo sulla base, poi effettua il lancio che viene battuto da Sheldon, va all'esterno destro, Succi che rilancia in diamante, ma entra il punto segnato da Marco Mazzieri, quindi spinto a casa da questo valido di David Sheldon che rivedremo tra poco. E così il pareggio della formazione di casa, esulta il pubblico felsineo. Sheldon non ha smentito la sua fama di battitore di punti a casa, è stato il bomber del campionato con 14 fuoricampo e ben 55 punti spinti a casa nella regular season. Rivediamo la sua azione, è una valida su una palla abbastanza centrale in curva di De Santis, valida netta, non può fare niente, Succi, e arriva a casa il pareggio. Il pareggio appunto con Marco Mazzieri, seconda base del formazione bolognese. Ed ora saltiamo al quarto inning con l'attacco sempre della formazione di casa. Siamo con Fabrizio Russo nel box di battuta, della prima base mancino, mentre la situazione vede anche qui un eliminato e corridore in seconda base, palla battuta che passa il seconda base Evangelisti ed è un singolo per Fabrizio Russo, è il punto, vedete, il punto segnato da Collina, Franco Collina, che era giunto in prima base su, tanto rivediamo l'azione, su valido, quindi su un errore in seconda, ed ora battuta a casa, come abbiamo visto, da Fabrizio Russo. Una valida, malgrado il gran tuffo di Evangelisti, e direi che Russo è il battitore in questo momento in emergenza nelle file bolognesi. Aveva già ottenuto un singolo alla seconda ripresa, ora un punto battuto a casa con un altro singolo. De Santis non sta lanciando bene come a Parma, anche se la sua prova è sempre discreta. E infatti rimane sul monte mentre è stato sostituito il lanciatore bolognese Orlando Credi, si è subentrato Walter Cossutta, abbiamo visto inquadrato sul mound. Siamo nella settima ripresa, settimo inning, mentre qui vedete già in riscaldamento De Marco, il lanciatore
rilievo pronto a subentrare a Cossutta. Inquadrato è Andrea Succi, la situazione vede le basi occupate con il numero 14, Carelli che è in seconda, ma attenzione, c'è questa smorzata e questo tragico errore del lanciatore Cossutta che propizia addirittura due punti su un errore notevole, direi, Giancarlo. Adesso rivedremo al rallentatore, comunque la situazione, dicevo, vedeva Carelli in seconda e Milley in prima base. La smorzata è venuta un po' a sconvolgere il gioco difensivo del Bologna, che intanto rivediamo, bastava forse tirare in terza. Sì, anche perché Carelli, che è un gran battitore, non è un velocista, sarebbe stato eliminato su gioco obbligato in terza. Cossutta ci ha pensato per un momento e poi non si sa perché ha deciso di tirare in prima e ha sbagliato il tiro. È andato un attimo nel pallone Cossutta, un lanciatore valido, un lanciatore che generalmente non fa certo queste cose, diciamo che ha sbagliato l'attimo. Ma probabilmente la tensione di giocare dinanzi al proprio pubblico già con una partita di svantaggio può avere creato un ulteriore motivo di affanno nei giocatori felsinei.